amiche del Titolo TV, siamo in compagnia di Barbara Truzzi, pittrice e cantante. Ricordiamo che il cantante, il nome d'arte è Barbara O'Neill, compositrice, musicista, vocal coach e scrittrice. Grazie Barbara di aver accettato il nostro invito. Ma grazie a te per l'invito, Donato. Allora, noi oggi ci divertiamo. Sì. Ci divertiamo perché è puntata leggera, parliamo di musica, parliamo anche un po' di tutte le arti che tu hai abbracciato nel corso della tua carriera professionistica e che comunque ti hanno permesso poi a essere e diventare quello che sei oggi, un artista completo a 360 gradi. Infatti volevo iniziare già subito chiedendoti pittura, musica e letteratura, tre arti che abbracciano completamente il tuo mondo? Eh sì, direi proprio completamente. Fin troppo. Fin troppo. Se dovessi dare un ordine di importanza. Allora, è difficile, la classifica, veniamo però, da Sanremo, quindi. Però direi che quella con cui sono nata e sono cresciuta e chi mi ha prepotentemente penetrato proprio nell'anima, nel corpo, la musica. L'amore. La musica rimane il mio primo amore, il più grande in assoluto. Anche perché poi tu nella musica abbracci diversi aspetti, perché tu sei compositrice, musicista esecutrice, perché ti abbiamo visto suonare la batteria da Dio, poi ti abbiamo visto anche insegnare la musica, sei anche produttrice discografica, nonché speaker di Punto Radio, cioè praticamente hai... Diciamo che con l'arrivo dell'invito di Punto Radio si è completato un... direi completato, perché di più non oso immaginare, una dedizione alla musica totale che io da sempre, quindi è stata un po' la ciliegina sulla torta, è la ciliegina sulla torta perché fa parte del mio presente di oggi. Tu hai poi, avendo proprio questa possibilità di vedere più aspetti, no? A me verrebbe la curiosità, tu hai degli allievi, no? Che si esibiscono a sto punto. Hai più paura quando sei tu ad esibirti o quando vedi il tuo allievo lì? No, è l'emozione più grande quando ci sono i ragazzi. Io ormai lo faccio da 30 anni, cioè, ho cantato anche davanti a 32.000 persone per il Capodanno del 2017 a Ferrara, quindi devo dirti che non dico che ormai va, però so come gestirmi, so come gestire il mio corpo, le problematiche che ci possono essere, le situazioni. Ovviamente, come nel caso di Veronica, che si è esibita a Casa Sanremo, prima volta in un palco prestigioso, durante la settimana del festival, poi c'erano dei colleghi della sala stampa che erano venuti a sentirla riprendere. Ti dico. Poi ne parliamo. Nel farle il video ero così. Ho detto, ma cosa fai? Ma smettila! Cioè, non riuscivo a farle il video, ero emozionatissima per lei. Sì, perché poi vedere questi artisti la prima volta calarsi in un tempio della musica come Sanremo. 17 anni, cioè, ti puoi immaginare. Beh, io e Fabio abbiamo fatto due edizioni a Sanremo, sono rimasto incantato dai ragazzini che fuori dal Palafiori, c'era la scritta Casa Sanremo, facevano i selfie, sono a Sanremo. E già il fatto stesso di sentire, poi comunque, diciamocela tutta, no? Noi che abitiamo qui a Bologna, arrivi a Sanremo, sembra un altro mondo, perché è sempre soleggiato e caldo, che è quello che ha fregato spesso e volentieri Fabio, perché quando abbiamo dovuto fare poi la puntata d'approfondimento era già con 42 ecco, di febbre. Manco. Quindi, però il mondo, proprio Sanremo, si respira un'aria particolare, dentro e fuori, no? Indescrivibile e indimenticabile. Cioè sei proprio dentro a una bolla come se tu fossi per una settimana in un altro mondo. Io fin dalla prima volta la sensazione è quella, ma quest'anno partecipando dentro come inviata della radio, cioè è stato ancora amplificato questa sensazione. Ti ha deluso o maggiormente sorpreso? No, maggiormente sorpreso. Poi guarda, a parte il primo anno in cui non stavo bene, quindi io sono andata con una mia personale situazione un po' complicata, dal secondo ho iniziato a pensare a Sanremo come voglio lasciarmi stupire. L'ultimo giorno devo dire che è stata l'apoteosi, perché ne ho fatte di ogni. Infatti ormai il titolo della giornalista più pazza di Sanremo me lo sono guadagnato. Abbiamo visto anche dei trenini che comunque, vabbè, io volevo aggiungere una cosa, avendola vissuta anch'io, no? La sala stampa è un qualcosa che si entra in una certa ottica per fare il proprio lavoro, si continua a fare il proprio lavoro al 100%.
E per tante ore. E per tante ore, tante perché ore al giorno. Le occhiaie non è perché poi alla fine vengono, perché uno finito Sanremo va in discoteca, è perché all'indomani alle 7 si è già in piedi di nuovo a produrre. Io avevo dei canotti, non avevo delle occhiaie, canotti sopra e canotti sotto. Infatti mi hanno detto: Barbara, ma stai mangiando? Ti vediamo un po' tirata. Lì in sala stampa si mangiava sempre, ero circondata da offerte di cibo, ma è che non dormi. Non dormi, e poi c'è anche da dire una cosa. Alla fine di tutto questo ti rimane un'amicizia profonda. È incredibile. Cioè, ragazzi, ci sentiamo continuamente con Radio Potenza Centrale, con il tuo amico Marco. Marco Falco di RCS. Di RCS. Ci stiamo sentendo continuamente, un po' perché questo trenino viene fuori in tutte le trasmissioni televisive, siamo attaccati da destra a sinistra e quindi facciamo un po' squadra per difenderci. Ma soprattutto perché si è creata questa amicizia, questa cosa così magica proprio. Poi c'è anche da dire una cosa, sono differenti, io ho riscontrato una cosa, sono differenti le due sale stampa, no? Dell'Ariston rispetto a quella che è la sala Lucio Dalla. Già. La sala Lucio Dalla è prettamente meno, passatemi il termine, meno istituzionalizzata. Perché? Perché è composto da ragazzi radio, che lavorano in radio, web tv, cioè è una nuova generazione, sembra uno scollamento, no, tra due categorie di giornalisti. Sì, e soprattutto c'è anche un po' il discorso della serie A e serie B che viene fuori. Questo ecco. Non è bello, perché in fin dei conti la radio, definire radio in un contesto musicale di serie B, qualcosa di serie B, mi sembra quasi un controsenso, no? In sé. Perché la radio rimane comunque lo strumento principe di diffusione. E poi c'erano anche tutte le piattaforme web nella sala stampa Lucio Dalla. Quindi, oggi come oggi, sono potentissime, conosciutissime e seguitissime dai ragazzi. Quindi credo che sia necessaria anche una visione un pochino più allargata e attuale, non solo basata sulla potenza di un network piuttosto che un altro. È vero, eravamo tante piccole realtà probabilmente, però tante piccole realtà insieme fanno poi una bella fanno il futuro mole, di fanno lavoro. Il futuro, sì. Poi tra l'altro io ho riscontrato anche una cosa, c'è stato un caso dove vi è stato dato l'embargo come ogni anno. Sì, esatto. Perché precisiamo, alcuni premi in sala stampa i giornalisti che sono stati gli stessi che hanno votato lo sanno qualche minutino prima, ma per una questione di correttezza nei confronti del conduttore, in questo caso di Amadeus, viene dato un embargo proprio perché è giusto dargli il contributo, no, il suo tributo alla nomination da parte del presentatore. Certo. Quest'anno è successo qualcosa, noi abbiamo visto di Jerry Calà che all'1:40 guardava un documentario sulla neve su Sky. Track. Ed è venuto fuori. Allora lì ci sono versioni discordanti, cioè c'è chi dice che l'operatore si è addormentato, però io mi ho sempre detto che quando hai un problema del computer, non è il computer che è il problema, ma è quello che sta dietro il monitor. Guarda, noi abbiamo visto, siamo andati a bere qualcosa insieme per l'unica sera, tra l'altro, perché avevamo chiuso tutto. Io volevo fare il dritto, come ho fatto. E abbiamo visto proprio il responsabile del gruppo degli inviati di Sky. Era nero, non lo si poteva toccare perché era ovviamente il senso di responsabilità, è molto in questo caso, però non abbiamo scoperto la quale cosa. Fosse... Ah, ok, qual era la causa? La causa reale. La causa sono tante, si dice addirittura che erano stati messi in questi trigger che sono i sottopancia, erano stati messi già i nominativi dei tre vincitori, quindi... Questa è anche la velocità, no? Nel mondo del giornalismo devi arrivare per forza prima di tutti, perché poi non c'è nessuna coppa. Cioè, non puoi neanche dire ero il primo ad averlo pubblicato, perché poi alla fine dei conti non serve niente. Infatti nell'ambito lavorativo dietro la sala stampa, a livello organizzativo, come è stato? Cioè, quest'anno come hai vissuto tu la sala stampa? Allora, è stato il mio primo anno, quindi non ho dei confronti per fare un confronto. Posso dire che è stato qualcosa di entusiasmante e da quello che mi hanno detto i colleghi un po' più rigido, anzi molto più rigido, perché appunto con tutti questi divieti che sono stati messi dopo che, adesso dico nome e cognome, Fabrizio Biasin di Libero è andato a Rai 2 e ha detto che noi eravamo la vergogna della categoria.
perché appunto ci siamo permessi di fare questo trenino durante il tributo dei Ricchi e Poveri, che è diventato virale. E tra l'altro io sono venuto a conoscenza gli stessi Ricchi e Poveri, sì, hanno richiesto il video. Sì, hanno richiesto quindi il video. Praticamente, cioè, poi era qualcosa di rilassante. E poi, dai, come insomma, tu ben saprai, cioè, momenti di gioia sono sempre stati presenti, no? Sì. Mi hanno detto anche di peggio. E poi allora che non hanno visto la sottoscritta che saliva sulla sedia e faceva la cubista, giusto un minuto, perché mi hanno istigato, sempre il tuo amico e un altro collega. Io da neofita credevo che fosse tutto nella norma, continuavo a dire Barbara sulla sedia, Barbara sulla sedia, poi sono salita sulla sedia e c'era già un'altra collega, scattata l'ovazione, e lì ho iniziato a vedermi in giro sul web, ho detto povera me, adesso chissà cosa mi fanno. Comunque credo che se non ci fosse stato questo simpatico collega dell'altra sala stampa, probabilmente invidioso del fatto di non poterlo fare, o conoscendo la testata magari sempre pronto a cogliere qualche motivo di polemica, direi che sarebbe bene che continuasse a occuparsi di calcio. Sono contesti diversi, no? Ripeto, ritorniamo al discorso della differenza tra le due sale stampa, no? Sala stampa Ariston è molto più istituzionalizzata, quella della sala stampa Lucio Dalla, io ne ho viste anche di peggio, soprattutto un anno in cui prima di entrare in sala stampa c'erano quelli che ti regalavano la birra gratis, cioè come dargli l'assist. Però è anche vero che in certi momenti anche lo stesso operatore della comunicazione ti lascia un po' andare, perché l'attenzione, ricordiamo, noi entriamo in sala stampa alle 7 della sera, e cioè 7, 5, se ti va bene, noi entravamo alle 7 perché dovevamo fare le interviste precedenti, c'è chi invece ci muore là dentro dalle 11 della mattina. E stare sempre in uno stesso ambiente, anche il fatto stesso che comunque puoi uscire ogni tanto, però è la tensione ti porta, poi magari fai delle cose, che poi un trenino, cosa il trenino, io ancora non ho capito che cos'è che ha creato di danni. Te l'ho detto, ha detto che appunto siamo stati la vergogna della categoria, che poi io non ho sentito, non sono riuscita a recuperare questa sua dichiarazione, quindi non l'ho trovata, però è stato subito dopo che siamo stati richiamati, quindi è vietato fare trenini, è vietato fare questo, è vietato fare quello. Dico solo che la sera successiva erano arrivati dei colleghi apposta, perché avevano visto quanto era bella l'atmosfera in sala stampa, sono andati via dopo 2 secondi perché hanno detto cos'è questa roba? Nessuno cantava, nessuno applaudiva, no? C'è stato un calo del 50% di presenza. Beh sì, perché comunque anche, ripeto, è viversi un festival nel festival. Cioè, è il festival della canzone italiana o è, non lo so, un requiem. Sì, bravo, non mi veniva la parola, ma questo è il concetto. Poi ci può stare tutto, uno lo sa, però insomma mi sembra eccessivo. Vabbè, e poi a calcare la mano c'è stato ieri mattina il nostro amico Red Ronnie, che l'ha usato come scusa per giustificare i suoi attacchi alla stampa, dicendo se invece di fare i trenini voi pensaste a fare il vostro lavoro, tanto va come ho scritto nel mio post su Facebook, le cose vanno contestualizzate, scusami. Non eravamo durante la gara, eravamo in un momento ludico, di relax, e dove è scattato un 5 minuti, neanche 3 minuti di goliardia, ma cioè... Che è la stessa goliardia che, se mi permetto di dirti, è quella che è stata riscontrata sul palco in momenti chiave da Fiorello. Ma anche nello stesso platea dell'Ariston, dove la gente veniva stimolata a cantare, a ballare, per cui... Cioè io credo che questo festival abbia soddisfatto tutti, a parte fatto il numero di share, ma anche, sai, delle gag fatte da Fiorello, mettere in campo uno come Fiorello che gli spruzza l'acqua da dietro ad Amadeus. Meravigliosi entrambi. Poi anche il fatto di poter gestire delle situazioni tra Morgan e Bugo, ti posso assicurare, se in mondo visione è lì, stesso Fiorello che è arrivato, ha fatto l'interessato e poi ha detto non ci ho capito nulla, cioè l'ha battuta, certo, ha stemperato, cioè... Quindi il festival va vissuto in quella maniera, con goliardia, come hai detto, nel momento in cui c'è la possibilità di stare più tranquilli, mentre più osservatori, cosa che avete fatto nel continuo di tutte le 5 serate. Oppure anche durante le conferenze stampa stesse, tenuto conto che l'altra sala stampa aveva una media di 20 domande, noi ne potevamo fare 2, massimo 3. Cioè, sì, questo l'ho riscontrato anche nei miei 2 anni di festival. Anche questo non è molto simpatico. No. Però ti posso dire, il nostro vanto, come sicuramente avrai riscontrato anche tu, è che
tutti gli artisti che venivano, praticamente tutti, alla fine hanno detto grazie, qui si sta molto meglio che di là, mi dispiace dirlo, ma ce l'hanno detto più volte. E non è il primo. Senti, tornando a quello che sei tu e quello che sei diventata, no? Lasciando un attimino da parte la musica, sì, parcheggiando un attimino il tema musicale, no? Io ti ho visto più volte esporre delle opere d'arte, sì. E quindi si passa dalla musica alla pittura, no? E, è una cosa, ne abbiamo parlato, no? Mm-hmm. Quando me l'hai descritta, anche in alcuni locali dove hai fatto dei disegni molto particolari, che a me sono piaciuti tantissimo. E, tu nasci da una passione artistica, ma autodidatta. Sì. Allora io, che vengo anch'io dal mondo artistico, ma sempre in autodidatta, quindi ho scoperto me stesso, si è più liberi di creatività, creatività. Comunque. Faccio fatica a dirtelo perché non avendo studiato, cioè io mi sono sempre sentita mancante in qualcosa, perché ho sempre pensato, magari se avessi studiato avrei potuto dare di più. Però anche nel momento stesso in cui ho deciso di iniziare a studiare, sono andata da questo professore dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e lui mi ha detto, io non ti voglio lezioni. Mi ha detto proprio queste testuali parole, Barbara, guarda, fidati di me. Tu non hai bisogno di studiare perché hai già un tuo stile, un tuo pubblico, comunque dei tuoi acquirenti, delle persone che ti seguono. Rischi che studiando, un po' come può capitare... può capitare anche con la musica. I primi anni che studiavo in conservatorio non riuscivo più a scrivere una canzone. Ero talmente piena di nozioni sull'armonia, sulla composizione, che non avevo più questo fiume che mi scorreva praticamente 24 ore al giorno. Troppe regole fanno male, allora. Secondo me per la creatività sì, a meno che non vengano prima dell'esplosione della tua creatività. Quando la creatività è già lì che ruzzola, credo che sia meglio lasciarla. Sì, forse è come evitare una certa omologazione, no? Per dare estro a ogni qualsiasi cosa. Poi il fatto stesso che tu ti meravigli di quello che stai creando e magari è stato già scritto, è una riscoperta su te stesso, quindi giochi su te stesso, no? Assolutamente, un po' anche come nello scrivere, stessa cosa, quando ti rileggi e leggi qualcosa e dici, caspita, l'ho scritto io, cioè è una cosa stupefacente. Credo che questo sia poi la magia dell'arte, che sia musica, che sia pittura, che sia scrittura, quando tu ti rinnamori di te stesso, ma non per un discorso di egocentrismo, ma perché senti il bello dell'arte, senti che l'arte in qualche modo ti riempie il cuore, ti emoziona, ti fa anche piangere. Io ho pianto molto spesso, sia per canzoni, riascoltandole, perché mi viene da dire l'arte è oltre la persona, sì. È oltre te. Anche tu sei un artista, quindi lo sai anche tu. Guarda, io ti voglio fare una domanda che è una cosa che ho vissuto io in prima persona. Quando scrivevo delle poesie, no? Dovevo impararmele. Non è mai capitato la stessa cosa. Perché a un certo punto sono arrivato a una deduzione. Cioè, mi sono creato un mio pensiero. Ho detto, noi siamo solo delle casse di risonanza. Dove è tutto già scritto a livello ancestrale, a livello macro, e ma ci mettiamo il bello che quando le mettiamo su carta, perché guai a dire me lo segno, perché dopo due minuti te lo sei dimenticato, esatto, e capita, nel momento in cui lo metti su carta e te lo rileggi, dici, ma è possibile che l'ho scritto io? Quindi alla fine non siamo manco più egoisti, perché siamo altruisti, siamo solo una cassa di risonanza di qualcosa che è scritto e abbiamo solo avuto la facoltà di potersi percepire e sintonizzarci su quella frequenza. Ti è capitato la stessa cosa? Assolutamente, ma anche con la musica migliaia di volte, cioè è così, secondo me non è un discorso ragionato. Io adesso penso di fare così, viene fuori quella cosa meravigliosa. Puoi, tra virgolette, informarti, come dicono in musica, no? Ascolti, percepisci. Però la vera magia è quando tu senti quel flusso dentro di te, che sia di musica, una melodia, una composizione, un arrangiamento, un suono. Sai quante volte nei dischi, ad esempio, il famoso errore, cioè ti sei sbagliato a programmare quel sintetizzatore, oppure... Ha fatto la differenza. E tu dici, caspita, sembrava un errore, invece è una cosa meravigliosa e fa la differenza, no? A me è successo anche spesso nei quadri. No, caspita, non volevo quel colore, aspetta, correggo, nel momento in cui tu correggi viene a fare qualcosa di incredibile.
che dici no, questo... Questo non lo si tocca e più. Ci sono dei momenti in cui tu arrivi a, ad un'opera d'arte, che sia musica, che sia un quadro, che dici, che viene proprio intrinseca la parola the end, non ha più bisogno di null'altro. Sì. E soprattutto è o il quadro o la canzone o lo scritto a dirti che è finito. Cioè sì. C'è proprio un modo attraverso il quale l'opera ti comunica che tu puoi fare quello che vuoi, ma oltre quello non... Sì, perché poi scatta a te, dici, ma se io mettessi questo... No, aspetta, no. Forse così, forse con là, su, giù, no. Invece devi avere la capacità di lasciare all'arte la parola fine, non all'artista. Senti, quando è stato un momento in cui hai deciso di voler esprimere tutte le tue... di trasmettere, scusami, di trasmettere le tue esperienze ad un tuo artista, quando? Beh, in che contesto? Sia la pittura che l'insegnamento mi è scattato come vocal coach, appunto, mi sono scattati dopo la morte di mia mamma, che è stato il periodo più buio della mia vita, dove, non mi vergogno a dirlo, sono arrivata a pensare al suicidio in maniera forte e più volte. Per cui chi magari attraversa una fase di depressione si renda conto che abbiamo la facoltà di riprenderci se ci ricordiamo che c'è qualcosa di più grande di noi che ci può dare un senso, no? Se c'è anche la voglia di scatti in noi di curiosità che cosa succederà dopo. Sì, io... Come può passare... Perché è il periodo che io sempre dico a mio figlio, no? Quando fa gli incubi, papà, ho fatto un incubo, e io gli dico sempre, papà, senti, Lorenzo, gli incubi e i sogni belli fortunatamente e sfortunatamente terminano tutti nel momento in cui ti svegli all'indomani mattina. Già, io sono andata dentro questo buio anche perché non avevo modo di uscire, ho vissuto per un anno tipo una zingara ai giardini di Margherita, lì ho iniziato ad avere una visione molto diversa della vita, del mondo, perché ovviamente era crollato tutto e non avevo più nulla, non avevo più lavoro, non avevo più amici, perché io non ero rimasta completamente afona dopo aver cantato al funerale di mia madre, non mi tornava più la voce, cioè proprio... Hai presente? Ero con lei. Poi ho iniziato ad annotare tutto quello che sentivo e che mi capitava. In quel momento mi hanno proposto, dopo alcuni mesi, dopo circa 5 mesi, mi hanno proposto di iniziare a insegnare canto in una scuola dove avevo studiato danza da ragazza, perché ho studiato anche danza classica, danza moderna. Quindi ho iniziato a insegnare e nell'insegnamento mi sono riformata in un certo senso, umanamente, e in più ho iniziato anche un lavoro diverso, infatti il mio non è solo un lavoro di vocal coach, ma di coaching a 360 gradi. I ragazzi che lavorano con me sanno che io in un certo senso li aiuterò a diventare quel tutt'uno che vogliono essere, non solo a cantare, ma se decidono di essere artisti, devi avere la testa, come io non ho avuto da ragazza, sono sincera. Mi aspettavo sempre che fossero gli altri a fare per me, delegavo sempre gli altri. Invece chi lavora con me, o a livello di produzione, a livello di come semplice insegnante, chi lavora con me deve sapere che è un tutt'uno. Cioè non sarò mai io a scrivere la storia dei miei allievi e non lo voglio neanche fare, perché come non deve farlo un genitore, tantomeno un insegnante deve farlo. Però li puoi accompagnare, li puoi accompagnare molto bene, essere esempio, e fargli capire la realtà della musica di oggi, dell'arte, e farli diventare artisti a 360 gradi. Quindi io ho iniziato a insegnare, dopo il mio grande dolore, ho iniziato a diventare una scrittrice annotando tutto quello che mi capitava in questo frangente, no? In questo percorso di rinascita. Alla fine mi sono ritrovata con 2 quadernini, pieni di riflessioni che col tempo, ci ho messo alla fine 10 anni a pubblicare il libro, perché sono state tante le esperienze. Io collaboro con il reparto di oncoematologia del Sant'Orsola, è l'associazione Grande Giù, che è un'associazione nata dopo la morte di una mia ex allieva, una ragazzina che aveva trovato nel canto un grossissimo strumento di supporto durante la fase di malattia, di trattamenti chemioterapici, tant'è che l'avevano sottoposta anche degli esami specifici, perché si notava che dopo gli incontri di canto lei non aveva più le reazioni collaterali, gli effetti collaterali dei farmaci, quindi gli passava il mal di testa, gli passavano le nausee.
Beh, è ovvio, il canto e la musica ti portano una dimensione catartica tale per cui tu esci proprio dalla tua condizione normale, se ovviamente hai chi è capace di stare con te in quel frangente. E questo ha fatto parte di tutto un percorso di rinascita, di scrittura del libro, e mi sono ritrovata una sera con un pennello in mano. Io i pennelli li avevo abbandonati da quando avevo... dalla terza media, dove avevo venduto il mio primo quadro, ero considerato un piccolo genio, ma in famiglia mi era stato detto no, già è la musica, già è molto. Ah, ma io ho iniziato a studiare composizione al conservatorio quando lavoravo, perché mio papino diciamo che non era molto dell'idea dell'arte in casa, quindi poi si è dovuto arrendere, vabbè. Lavoravo. Vabbè, quindi... certo. E quindi queste due cose sono andate di pari passo, hai capito? Sia il discorso della scrittrice che della vocal coach. Senti, in quei momenti bui, perché ne ho vissuti anch'io alcuni, quanto ti ha permesso la solitudine di conoscere te stessa? La solitudine è fondamentale. Perché a volte la solitudine viene vista come un abbandono, no? Invece no, in quel caspita. Momento... Io proprio ero andata in crisi perché in realtà mi trovavo tra tanti fuochi, ogni persona mi diceva la sua... E la sua, dal suo punto di vista, era corretto, la sua visione, ma io sentivo che non era la mia. Quindi a un certo punto mi ricordo che ho detto una sera, mamma, ti prego, se c'è una verità, aiutami a scoprirla, perché io proprio stavo impazzendo. Per cui mi sono rinchiusa nella mia solitudine e continuo ad amare la mia grande solitudine, ma come poi strumento per valorizzare gli incontri. Perché se tu stai con tutti, lo sappiamo anche, solo perché hai paura della solitudine, cioè dobbiamo sempre ricordarci che nasciamo soli, moriremo soli. Bellissimo. È l'unica cosa che credo che siamo che legati abbiamo. Alla nostra madre nel momento in cui recidono il cordone ombelicale, poi alla fine sei solo già, no? Nel momento in cui ti fa la doccia, no? Ma sei solo. Tu, se non impari a star bene con te stesso, come vivrai anche l'amore? Cioè, in realtà quello non sarà amore, sarà attaccamento, sarà dipendenza, sarà. Ma nel momento in cui viene a mancare la tua figura, tra virgolette, d'amore, io oserei dire che non è la figura d'amore, è la figura che per te rappresenta l'amore. Sì. Quindi è una cosa un po' diversa, eh? Noi siamo amore e indirizziamo il nostro sentimento verso quella cosa, quella situazione. Infatti a volte mi dicono, tu vivi sempre ai 100.000 in tutto. Certo, perché io amo la vita, amo tutto e amo tutti. Poi ovviamente ci sono i livelli di intimità che puoi certo, avere. Beh, certo, sì, certamente. Però se ami te stesso e ciò che tu sei in senso di essere umano, comprendi anche gli altri, comprendi anche le dinamiche. Cioè, difficile vedere la Truzzi arrabbiata. Se la Truzzi si arrabbia, deve essere proprio perché è successo qualcosa di molto, molto grande. Sì, o magari ha toccato proprio il fondo e quindi qualcosa particolare. Che esatto. Magari alcuni, ognuno di noi ha i suoi pilastri, no? Insomma, guai mai se mi tocchi quello. Perché io credo che, per esempio... Si parla molto di tradimento, no? Nel 2020, il tradimento, poi anche sfociamo in un discorso sociologico che è quello che l'uomo è più portato a essere una belva in questo, nei confronti della donna, perché sfocia poi nel suicidio, no? Invece il tradimento deve essere anche vissuto a livello sociologico, sociologico nel senso, il tradimento io per me è anche quando tu riponi fiducia in un'altra persona, in quella persona, anche solo avergli sussurrato un segreto e poi te lo spiattella a 360 gradi. In quel momento tu metabolizzi la debolezza di quell'altra persona. C'è chi la prende, c'è chi la metabolizza, invece chi invece ottiene l'effetto contrario. Perché? Perché agisce in maniera diversa. Guarda, io credo, infatti ne parlo anche nel primo libro che ho scritto, Il canto consapevole. Sì, perché poi tu... Oltre, perché Barbara, oltre a essere vocal coach, pittrice, compositrice, cantante, speaker anche radiofonica, speaker radiofonica, ormai sei battezzata, adesso è anche una scrittrice, perché hai già fatto un libro, stai scrivendo un secondo. E ho lavorato per un anno per la Lega Nazionale Calcio, che uno dice calcio. Sì, infatti il calcio, no, aspettavo qualcos'altro. Sì, okay. ho insegnato, dato degli spunti di riflessione agli allenatori per comunicare con i giovani calciatori. Quindi torniamo sempre a un aspetto sociologico della comunicazione empatica. Sì. E la capacità di ascolto, perché se non sai ascoltare non sai neanche comunicare. Bellissimo. Cioè le cose sono inscindibili, anche perché tu in primis ascolti te stesso e dopo
riesci a portare il messaggio con un impatto diverso, se no è veramente aria che esce dalla bocca, non collegata al cervello, non collegata al cuore, alla pancia, e quindi non arriva il messaggio che tu vuoi trasmettere. Giustamente. Ne avevo scritto uno così, perché mi era stato richiesto, poi è piaciuto talmente tanto alla federazione che mi hanno chiesto di fare una rubrica. Ok. Questo è il primo libro. Questo è la rubrica che ho curato sulla rivista di okay. calcio. Il primo libro tratta dell'uso della voce per conoscere se stessi. Bellissimo. Sì. Cioè anche le varie tonalità. Il timbro. Poi ti dico, all'interno del libro, che a volte viene un po' frainteso, si intitola Il canto consapevole, edizione Arte Stampa di Modena, viene considerato un manuale di canto o di public speaking, piuttosto che un modo per, tra virgolette, intortare l'ascoltatore. No, nulla di questo. È un viaggio tramite la voce all'interno di tutto quello che è la struttura della società, la visione mentale che noi abbiamo di noi stessi, dell'altro, del mondo. E quindi, cioè, io ovviamente un po' utilizzando gli esempi delle mie lezioni, dove il mio canto, quando non è indirizzato a ragazzi o persone che vogliono fare i cantanti, sì. è un canto terapeutico, come quello okay. che io portavo in ospedale, che porto in ospedale o con i malati terminali. È una sorta di cura per l'anima, ok? Oppure per chi ha dei problemi psicologici e di natura psichica, che magari con i trattamenti normali, con la normale terapia da uno psicologo, non riesce in qualche modo a districare, quindi è un lavoro completamente diverso. Io ho avuto tantissimi psicologi maestri tra i miei tra virgolette allievi, compagni di sì. canto, diciamo, che venivano e mi chiedevano: Barbara, tramite la voce ho bisogno di scoprirmi e di scoprire quindi cosa succede. Chi si affida, in un certo senso, il lavoro sulla voce va in maniera parallela alla comprensione di se stesso. Ok. Quindi tu sei l'artefice, cioè se tu non sblocchi i tasselli dentro di te, la tua voce non si modifica. Sì, cioè, io venivo considerato un mezzo soprano, adesso è soprano, adesso sono ancora meno di un contralto, cioè tanto per dirti, perché sono andata nel tempo a lavorare molto sulla parte più difficile della vocalità di una donna, o comunque della voce femminile, che sono le parti basse. Sì, sì. E ti potrei dire una mappatura delle personalità sulla uomo o donna sulla base dell'estensione vocale okay. e delle zone, cavità di risonanza su cui risuona la bocca. E la voce, entriamo. Scusate, la voce volevo dire, non la bocca. Entriamo, cioè, io ti ascolto, saprei dirti molte cose di te, come mi capitava che mi chiedessero: dimmi la personalità di mia sorella ascoltando la voce. C'è stato un periodo che ho detto basta, non mi chiedete più queste cose. Bellissimo. Perché non è grafologia. No, beh, certo. Però... Beh, insomma, Barbara è tante cose, stiamo imparando adesso, io la sto scoprendo anche su alcuni aspetti, io ero rimasto solo a quello professionale. Infatti diciamo che le 10 domande sono ormai diventate... Siamo andati un po'. Tra l'altro poi non abbiamo un direttore che ci dice, sono io, quindi faccio un po' come mi pare. No, però è bello, bella sta chiacchierata, perché mi apre molti scenari e soprattutto comunque è anche una forma di insegnamento, perché poi... Quello che trasmette Barbara lo trasmette a voi. Infatti a volte noi ascoltiamo senza prestare attenzione a come parliamo e a come gli altri parlano. In realtà possiamo capire tantissime cose da questo. Sai che ho una paura. Non buttiamo la voce, ma curiamoci. Adesso dopo tutta questa mole di informazioni ho una paura a farti l'ultima domanda. No, in realtà è molto semplice, sai? Cioè... La risposta è breve. Vabbè. Oggi, Barbara, su quali progetti sta lavorando? Allora, il più brioso, bello, leggero è la direzione artistica del Punto Radio Talent. Ok. Mi è stato affidato questo ruolo, quindi ringrazio molto, e ci stiamo occupando di arrivare a quest'estate con diversi appuntamenti, li abbiamo già, per scoprire nuovi talenti e dargli l'opportunità, in primis di venire in radio, secondo di vincere una pubblicazione discografica con la San Luca Sound di Manuel Autieri e di Renato Droghetti, che sono bravissimi, straordinari. Sì, che salutiamo, quindi, Manuel è fantastico. Esatto, voi. Quindi gli diamo l'opportunità di fare questo bel lavoro con loro.
E in più, ma questo è una spoilerata perché non siamo ancora sicuri al 100%, di avere la finalissima in diretta TV. Ah, bellissimo. Sì. Spero che il direttore di Punto Radio Moreno Forte non me ne vorrà se ho fatto questa anticipazione, ma credo che sia insomma, cosa molto bella. Per io mi seguo da anni, siete lo staff fantastico. Sì. Da Ciaccio a Natascia, a te, a Stefano, Rizzi. Cioè anche a i due comici. Sì, sì, siamo una gabbietta di matti. Ricordiamo che poi Punto Radio, per chi non se lo ricorda, è sempre la radio storica fondata da Vasco Rossi, una delle prime radio libere. Sì, sì, sì. Infatti quindi, io vedevo quando ti presentavi in sala stampa durante le dirette. Sembravi il portatore. Dico, sfortunatamente Marco, che mi facevi i video, ha tagliato la prima, dove Irene Grandi gli ha detto appunto che veniva appunto Radio Bologna, la radio fondata da Vasco, e lei fa proprio così. Sì, c'è cioè un impeto di emozione molto forte, quindi quello è stato molto bello. E poi comunque questo talent è già un paio d'anni. Sì, è la terza edizione. Terza edizione, sono andate bene le prime due. Molto bene. Vi ho seguito e vi ho dato anche copertura giornalistica con a Moreno, perché vedo, avendo un giornale di arte, cultura e spettacolo, come puoi non enfatizzare determinate particolarità. Anche perché oggi esporsi mediaticamente è tanta roba e anche per le nuove leve. Sì, è una bella opportunità, perché è vero, ce ne sono tanti di talent. Ne parlavo anche con Mimmo Paganelli, che è stato per 17 anni direttore artistico della EMI, che potrebbe essere nostro ospite appunto Radio Talent, tra l'altro. E dicevamo, sono tanti i concorsi, tanti talent, ma sono pochi quelli seri, quelli che danno una visibilità certa, delle opportunità. Cioè, noi diamo anche la possibilità ai ragazzi di venire in radio al nostro Punto Radio Talent, che va in onda tutti i sabati dalle 11 in poi. Quindi l'impegno è concreto, non è della serie ti scrive il concorsino, stai lì, vabbè, canti due canzoni. No, vuoi venire in radio? Ma questo lo dico anche a chi ha qualche progetto. Vuoi parlarne? Avanti, non avere paura, noi siamo qui, ti stiamo aspettando. Tra l'altro, se vuoi dare i dati magari per chi ci ascolta. Sì. Allora, intanto vi ricordo che su Bologna, appunto radio, sono i 105 FM, digitale terrestre per tutta l'Emilia Romagna, canale 196, oppure scrivete appunto radio Bologna @gmail.com. Poi abbiamo la nostra pagina Facebook, sia per il talent che per la radio, lì trovate tutte le informazioni. Adesso stiamo definendo le ultime cose, ma direi che nell'arco di una settimana dovremmo essere a bomba. Ecco, dove la troviamo, Barbara? Barbara, mi trovate ovunque, ovvero su Facebook, i miei due siti, sia come Barbara O'Neill oppure Barbara Truzzi Art per il discorso dell'arte, il coaching per il canto consapevole, troppa roba, a volte mi stanco anche e io. E i tuoi nuovi progetti. E nuovi progetti, appunto Radio Talent, il nuovo libro che invece parlerà di sessualità consapevole. Tutta un'altra cosa praticamente. Altra roba. Però è sempre la stessa musicalità, insomma, alla fine dei conti c'è sempre musica anche lì. Sì, e poi i miei due giovani artisti, Guglielmo e Veronica, con cui sto lavorando e con cui stiamo facendo delle bellissime cose. E niente, si va avanti, oltre a ogni tanto le mie chiamate da cantanti che continuano ad arrivare nell'ambito dance. E lì non vi so dire oggi quando ci saranno le pubblicazioni. Benissimo, guarda, Barbara, io ti ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito. È stata una bellissima chiacchierata, spero che vi siate divertiti anche voi. Spero andatela a cercare, Barbara, guardate i video, guardate anche il video del trenino e poi vedete un attimino che poi tutto sta polemica decade. Tanto mi riconoscete dalla criniera. E poi se avete delle domande, delle curiosità, scrivetemi e sarò ben lieta di rispondere a tutte le vostre domande. Grazie ancora, Barbara. Grazie Donato.